Ci troviamo nel centro di Biella, dove iniziano oggi i Sabati Colorati, una iniziativa della Proloco Biella Valle Europa. Abbiamo qua parte del direttivo del sodalizio e il neopresidente Cristian Clarizio. Cosa sono i Sabati Colorati? Allora, sono una manifestazione che ormai è giunta alla terza edizione e ha l'obiettivo di colorare un po' il centro della città, ma tutta la città di Biella, perché ormai tantissimi commercianti anche del centro commerciale Giardini di Viala Marmara stanno partecipando colorando le loro vetrine. Noi dalla nostra parte abbiamo organizzato una serie di iniziative con diversi laboratori didattici per i bambini e questa mattina per fare una cosa un po' particolare abbiamo chiamato tanti bambini che hanno colorato tutta via Vescovado. Quindi, come potete vedere, adesso siamo arrivati a metà, pensavamo di metterci un po' meno tempo, ma questo pomeriggio i bambini verranno, potranno prendere i gessetti e continuare a colorare la via. E le mascotte sono tre dinosauri. Le mascotte sono tre dinosauri, sono Biagio, Elvira e Landolfo, perché le iniziali del loro nome formano la parola Biella. Sono dei dinosauri alti 2 metri che faranno le fotografie con i bambini e terranno compagnia un pochettino alla gente che oggi verrà a trovarci. Sarà possibile anche prendere delle magliette con i dinosauri, perché grazie a Feltide, che è lo sponsor che ci aiuta della città, abbiamo creato queste magliette che saranno a donazione. Ogni sabato ha un colore? Ogni sabato ha un colore. Oggi partiamo l'abbiamo fatto multicolorato, quindi i commercianti hanno colorato le vetrine di un colore specifico. Il prossimo sabato sarà il bianco e il terzo sarà il verde. Ci sono già una serie di iniziative inserite che però non vi svegliamo, e lunedì saprete tutto dai social, che sono il nostro canale principale. Ecco, canale principale per rimanere in contatto ed essere aggiornati, quali sono le pagine Facebook, i gruppi? Allora, le pagine Facebook sono Biella Sabati Colorati e la pagina della Proloco principalmente. La manifestazione è sostenibile perché si regge in piedi da sola, appunto con l'aiuto di tutti, non abbiamo delle sponsorizzazioni, crediamo appunto nella fase di aggregazione, nella condivisione dei contenuti per riuscire a dare viralità e pubblicità a costo praticamente nullo. Qual è l'hashtag da lanciare? Hashtag Sabati Colorati.